Le energie rinnovabili non rubano spazio all'agricoltura, anzi, insieme possono essere la formula vincente per una forma concreta di cooperazione internazionale. È quanto emerso dall'incontro promosso dal gruppo giovani dell'MCL di Arezzo nella cornice della Casa delle Culture. Dal seme al cibo, energia rinnovabile per lo sviluppo della cooperazione. Questo è il tema affrontato dai due ospiti, il cofondatore di Ecofuturo, Fabio Roggiolani, ed Elisa Lolli, membro di Cefa Onlus, in un confronto moderato dalla giornalista Elena Pagliai. La semplicità che ormai ha raggiunto il fotovoltaico e la duttilità lo dimostra quel pannellino. Lì siamo a un pannellino di meno di 100 watt, quindi meno di un decimo di kilowatt, va bene? Quindi meno di un trentesimo di quello che basta a noi per una famiglia di 4 persone per 24 ore, ma con quel pannellino noi siamo in condizione di accendere più di 6 lampade fisse tutta la notte in un villaggio, oppure 3-4 lampade e un computer. Cioè, col fatto delle batterie non abbiamo più bisogno di avere la rete che connette tutti, ma è possibile dare energia appunto in maniera autonoma. Ma la vera rivoluzione, secondo Roggiolani, è l'applicazione delle energie rinnovabili al settore dell'agricoltura sostenibile. Il biogas, grazie alla strategia italiana, proprio brevetto e idea italiana del biogas fatto bene, del consorzio italiano biogas, sta determinando una nuova strategia, cioè non si coltiva più una volta sola un terreno, ma si coltiva due volte l'anno. Una coltivazione serve per fare biometano. Quando abbiamo tolto il biometano ci rimane il digestato e la sostituzione dei concimi chimici. Su questa linea opera CEFA, il Comitato Europeo per la Formazione all'Agricoltura. Da oltre 45 anni lavora nei paesi in via di sviluppo per portare sviluppo sostenibile a tutte le comunità rurali. Quindi noi lavoriamo in agricoltura ed anche da diversi anni nell'energia. Questo incontro, dal seme al cibo, tocca proprio dei paesi, tanti paesi, dove interveniamo e dove aiutiamo le popolazioni locali ad avere la corrente elettrica nelle loro case grazie alle risorse naturali e rinnovabili che hanno all'interno di questi paesi.